In questo primo incontro vorrei proprio soffermarmi su questo, che cos'è la storia della filosofia e in che senso si possono abbinare storia e filosofia, se vuoi divenire e verità, per usare la tua espressione. Perché appunto non sempre si è pensato che storia e filosofia avessero a che fare, oggi per esempio non lo si pensa più in larga parte, viviamo in un'epoca di totale rimozione della storicità, ma poi anche ad esempio già Aristotele pensava che tra storia e filosofia non vi fosse alcun rapporto, come sapete, no? Se voi prendete la Poetica di Aristotele, lì Aristotele mette proprio in guardia rispetto alla possibilità di far convergere storia e filosofia. Perché, dice Aristotele? Perché la storia si occupa sempre di ciò che è particolare e transeunte, che cosa fece Alcibiade, laddove invece la filosofia si occupa sempre di ciò che è eterno e non diviene, ciò che è vero sempre, se volete. Infatti Aristotele, giusto appunto nella Poetica, diceva che è molto più simile alla filosofia la poesia, la tragedia. Perché? Perché appunto nella tragedia noi abbiamo a che fare, anche in quel caso, con singoli individui empirici, Edipo, Alcesti, ma attraverso quegli individui già si fa valere una pretesa universalistica, simile alla filosofia appunto. Perché tu quando vedi a teatro la vicenda di Edipo, non stai vedendo la vicenda di un individuo singolo, ma vedi le vicende che potrebbero accadere a uno come Edipo, dice Aristotele. Vedi cioè le cose oia an genoito, dice lui, come potrebbero accadere a te che sei nel pubblico. Edipo cioè è una figura universale, Alcibiade è il particolare empirico, Edipo è una figura universale, tragica. Per questo, appunto, in Aristotele, come sapete, la tragedia genera la catarsi delle passioni, perché appunto ti identifichi, no? È mimetica, ti identifichi con il protagonista delle vicende. La storia e la filosofia, appunto, dice Aristotele, non hanno nulla a che fare fra loro. E questo si è pensato molto a lungo, si è pensato molto a lungo. Si sbaglia, ad esempio, a pensare che il primo libro della Metafisica di Aristotele sia il primo manuale di storia della filosofia dell'Occidente, come anche è stato detto. Perché in quel manuale Aristotele non ha alcun interesse a fare una storia della filosofia, ma semplicemente prende in esame alcune tesi, peraltro piegandole sempre in direzione del suo sistema di pensiero, dei predecessori, Talete piuttosto che i pitagorici e così via. Ma non è una storia della filosofia, non c'è senso storico in quel testo. C'è senso storico, non c'è l'idea che ci sia stata un'evoluzione di pensiero, o se c'è, comunque è molto sfumata e diversa rispetto a come la intendiamo oggi. E soprattutto a partire dalla modernità e nella fattispecie da Hegel che nasce l'idea che storia e filosofia stiano insieme. E di più, come vedremo in Hegel, ma anche in Gentile, che filosofia e storia della filosofia creino un circolo virtuoso per cui l'una continuamente trapassa nell'altra. Per cui la vera filosofia implica già sempre la storia della filosofia e la storia della filosofia è già sempre filosofia. Questo perché, come vedremo in Hegel, ma poi anche in Gentile, la filosofia non è contemplazione inerte di una verità già data. La filosofia implica un movimento, un divenire. Infatti Hegel chiama la filosofia il diventar vero del vero, dove c'è appunto l'idea della dinamica e della temporalità. Il diventare vero del vero è un processo di autosviluppo con cui il vero non è lì già da sempre, ma diviene tale. È un processo, una processualità mediata dal tempo che dunque implica un divenire e quindi ha una sua storia. Qui c'è la scoperta hegeliana della temporalità come fondamento stesso dell'essere, no? Tesi che appunto da Hegel in poi viene molto emerge molto nella filosofia, no? Pensate anche a Heidegger, essere e tempo. Non si può pensare l'essere al di fuori dalla sua struttura temporale. Questo vuol dire, e qui mi limito a dire questo, che se la filosofia è autosviluppo, se la filosofia è diventare vero del vero, la filosofia ha una sua storia, evidentemente. Il vero ha una sua storia. E la storia della filosofia non è altro che il modo in cui si ripercorre questo diventar vero del vero, quale è emerso nelle figure dei filosofi, o come li chiama Hegel, degli eroi della filosofia. Come cioè questi autori, pensando il loro tempo nel pensiero, hanno preso parte a questo movimento di diventar vero del vero. Sono in qualche modo stati i notai ufficiali della verità, hanno pensato nel loro tempo storico il processo del diventare vero del vero.
La storia è per Hegel, come vedremo, il processo stesso con cui il vero diventa tale, cioè corrisponde a ciò che è fin da principio, ma che per essere pienamente richiede la mediazione temporale del divenire altro da sé e poi tornare a se stesso, alienazione, dirà Hegel, no? L'uscita fuori di sé per poi ritornare a se stesso. E quindi, se la storia è questo, evidentemente la storia della filosofia è il modo in cui i filosofi hanno pensato, ciascuno nel proprio tempo, questo processo temporale del diventare vero del vero. Ci torneremo. Volevo semplicemente dirvi che la filosofia non può non essere storica e non può non essere storia della filosofia. Per questo il nostro tempo, che tende a rimuovere totalmente la storicità, è un tempo che non può sopportare assolutamente Hegel e Gentile. Ve ne sarete accorti, Hegel e Gentile sono i grandi esclusi dal dibattito contemporaneo, Hegel soprattutto. Perché appunto oggi si pensa che la storicità non abbia nulla a che fare con la filosofia. Pensa che la filosofia possa fare a meno del divenire, possa fare a meno della temporalità, vista appunto come un fastidioso incidente di percorso. Hegel, invece, è l'autore che mette a tema più di ogni altro il fatto che la verità si dà in forma temporale, che la verità è storica, che non si può fare filosofia se non storicamente. Questa è l'idea che trapassa poi in Gentile, che, come sapete, sta alla base della riforma dell'educazione di cui avete beneficiato, l'unica buona riforma che abbiamo avuto in Italia, quella che ha messo insieme storia e filosofia, appunto. No? Se voi andate in Francia, ad esempio, non stanno insieme storia e filosofia. No? Il grande merito di Gentile è quello di aver pensato hegelianamente la storia e la filosofia insieme e di averle quindi strette in un abbraccio che oggi purtroppo viene visto come dannoso addirittura. Questo per dire già che possiamo prendere in qualche misura, tramite l'interrogare la storia della filosofia, possiamo già prendere in qualche modo posizione rispetto al nostro tempo storico. Vedete che la storia della filosofia non è quell'opera di asettica, di asettico ripercorrimento del passato senza mai prendere posizione. La storia della filosofia prende posizione come? Pensate ancora al modello hegeliano. Hegel continuamente prende posizione rispetto agli autori che studia e rispetto al suo tempo storico. La storia della filosofia non gode di buona stampa proprio perché mal si concilia con l'odierno orizzonte storico in cui viviamo. Potremmo dire che da 20 anni a questa parte stiamo vivendo in una sorta di abbandono della storicità, rimozione forzata del senso storico. Nella sua seconda considerazione inattuale, Nietzsche parlava, ovviamente nell'Ottocento, di malattia storica. Cos'era la malattia storica a cui alludeva Nietzsche? Era il fatto che essenzialmente nell'Ottocento tutto diventava storia. Tutto diventava storia. Dopo Hegel, ma poi con i grandi sistemi anche venuti dopo, no? Tutto diventava considerazione storica, lo storicismo e così via. Tutto diventava storia. E per Nietzsche era una malattia quella, no? Una malattia, Krankheit la chiama lui, malattia proprio. Oggi, variando il lessico di Nietzsche, potremmo dire che siamo precipitati in un'epoca di malattia antistorica. La storia sparisce, non se ne parla più. No? Questo emerge molto bene nelle figure del dibattito filosofico contemporaneo, se ci pensate, che apparentemente opposte fra loro hanno in comune proprio la rimozione della storicità. Si possono qui fare mille esempi diversificati, si può citare ad esempio il postmodernismo, mette capo, come sapete, a Lyotard, Vattimo, questi autori qui, che hanno in comune proprio l'idea dell'abbandono della storicità. Basta con la storia come flusso unitario dotato di senso, basta con la storicità, viviamo appunto nel presente nichilisticamente inteso. Ma poi anche l'orizzonte di senso, come ben sapete, della cosiddetta filosofia analitica, che come caratteristica fondamentale questo ha, la rimozione della storia dal fare filosofia. Questo è il punto fondamentale, come se la storia non avesse alcuna importanza per le questioni filosofiche. Ma poi anche si possono citare, ve ne sono ampi esempi, anche non molto lontano da qui, le metafisiche senza senso storico. Le metafisiche senza senso storico, quelle che apparentemente sono opposte rispetto alla filosofia analitica, ma che in realtà ancora una volta condividono lo stesso presupposto, l'assenza completa della storicità. In questo senso, personalmente, la famosa
dicotomia analitici continentali è una dicotomia falsata in partenza, che io ad esempio respingo totalmente. La dicotomia analitici continentali è una dicotomia assurda perché presuppone che al di là della Manica si sia filosofi in un modo e al di qua invece sul continente si sia filosofi in un altro modo. Ma al di là di questo è una dicotomia falsa per il fatto che, come nelle stazioni con il gioco delle tre carte, mi inganna. Perché appunto non mette in luce il fatto che questi opposti, analitici e continentali, condividono oggi totalmente lo stesso presupposto dell'abbandono della storicità. Avrebbe detto ancora Lukács, che è un autore che ho già citato prima, che sono opposti in opposizione di solidarietà antitetico-polare. Cosa vuol dire? Sono opposti che in forme appunto opposte dicono la stessa cosa. Dietro la finta opposizione c'è lo stesso contenuto. Questa è una categoria molto importante, credo, per leggere anche la contemporaneità. Quanti fenomeni oggi costellano il nostro presente, quanti fenomeni di opposizione, di solidarietà antitetico-polare, no? Destra e sinistra è il caso più evidente, no? Dicono apparentemente cose opposte, ma poi condividono pienamente lo stesso orizzonte di senso e la stessa visione del mondo, ad esempio. Ma se ne potrebbero fare molti altri. Appunto, l'abbandono della storicità e con esso l'abbandono della storia della filosofia. La storia della filosofia mostra il divenire della verità, mostra il divenire del pensiero, mostra che il pensiero ha una sua storia.